Silenzio, silenzio. 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 Ha dato anche, come dire, esempi veramente di comportamento sia nel campo del lavoro che nel campo anche del rispetto, diciamo, della Costituzione, perché ha servito la patria, e poi nel campo del lavoro, perché ha cresciuto una famiglia così numerosa, dando a ognuno la sistemazione e rimanendo legato e mantenendo una famiglia unita, che veramente dovrebbe essere un principio generale per tutti. Quindi, e infine l'amore e l'attaccamento verso la famiglia. Ci sono cose più belle di queste, io penso che non ce ne sono. Quindi veramente sono, come dire, felice e onorato oggi di festeggiare questo centenario, che è il quarto della mia carriera amministrativa. Veramente c'è anche una bella giornata in, un, in inverno, quindi il sole, e non manca niente. Oggi veramente divertiamoci tutti e festeggiamo il signor Tommaso Tambaro, che lo merita tutto. Quindi tanti auguri. Allora, signor Tambaro, oggi fate 100 anni, ve l'aspettavate di arrivare fino a 100 anni? E questa è una cosa che non aspetta nessuno, come dire, di madre, vedano. Cosa vi ricordate? Avete fatto la guerra. Stai emozionando. Grazie. Papà, ti sta chiedendo, ci chiacchierai che ti ricordo della guerra. Allora, raccontare tutti per attestare la guerra, ci vuole la storia, ci vuole. Basterebbe andare che sentano qui. Conta anche una cosa, papà. Dove siete stati? Raccontate. Dove è che l'ha fatta la guerra, papà? Si sta emozionando. In Africa, dove l'hai fatta? All'Africa dove, papà? A Tobruk, Bengasi. Ripoli. A Tobruk e poi dove c'ho? Tobruk. È l'ospedale degli italiani. Papà, racconta qualche episodio che ti è capitato di brutto nella guerra. Non ti è mai successo niente, quando ti ha ferito lo IV, cascheggia da bomba. Racconta questo episodio, com'è che è successo quando ti ha ferito qua? Però che te lo può contare come ti è successo, non è che ti ne accorto quanto arriva una cosa. Né? Senta la guerra, come dire, ti amanda, arriva le cose. E a te che ti è successo quando ti è successo, quando ti ha scoppiato lui, quando ti ha ferito lui? A che me l'ha successo? Che è stato un colpo di fucile, una bomba, che è che è esploso? Una scheggia di bomba. Una scheggia di bomba, e quindi tu ti trovavi in mezzo praticamente. Ah. E ti ha baciato lui una scheggia e ti ha ferito lui. Però, alla guerra. Non è che può guardare a tutti che succede, che succede, da guardare la vita tua, cerco di salvare tutto, e poi l'altro che ti interessa. Giustamente, ognuno si guarda la pedra sua. Ognuno si guarda la pedra sua. Certo. Qual è il segreto tuo che ci puoi insegnare agli altri per arrivare pure a 100 anni? Qual è? Questo è un segreto buono però. È un segreto buono. Molto buono. E qual è, papà? Ho quale proposto a mangiare, a bevere e pure a faticare. È giusto. Non fare spropositi, a mangiare, a bere e a lavorare. E quindi il tuo segreto è questo praticamente, papà. Che sei arrivato a 100 anni. Sì. Non lavorare troppo, non mangiare troppo, non bere troppo, non affaticarsi. Ma lavorare ha lavorato. Lavoro non devi parlare niente. Il lavoro non devi fare più di più. Ma ora faccio il posto per esempio a mangiare o a bere o alcuna cosa, ma se no al lavoro come lavoro, a voglia di lavoro. A che anno ti sei sposato con la mamma? Tu ricordi, papà?
A 22 anni! A 22 anni! E la mamma come si chiamava? Quanti anni aveva la mamma? Mamma aveva 18. 18. E come si chiamava la mamma, papà? Mamma mia! Mugherta! Come si chiamava? Era la mamma tua. A tua moglie, papà, come si chiamava? Mugherta. Che non si ricorda, ma... È possibile. La mamma mia. Sta facendo una battuta con te, ricordo. La mamma mia chiamava Tanuzza da Ruotla. E tuo padre? E mio padre da Ferro Scarano. E di cognome? Da Ferro Tabaro. Come la vergognosa tuo padre? E la mamma Tarcuota. E com'era papà? Nonno Raffaello? Com'era? Che uomo era, papà? Che uomo era nonno Tarcuota? Che ce ne sono due uomini del mondo come Cristo. Com'era? Era buono in tutte le condizioni, in tutti i punti di vista. Quando nessuno mi dà la moda, c'è come quello. E ringrazio a tutti quelli che sono presenti qui. Nipoti, pronipoti, cugini, parenti, tutto. Un forte ringraziamento. Agli amici pure agli amici. Agli amici. E parenti tutti. E che è che ci auguro, papà? Che cosa gli auguro? Che cosa gli auguro a tutti questi? Gli auguro sempre una buona vita, una felice tranquillità. Pensamenti campano tutti. Allora, Salvatore Tambaro, figlio del centenario Tommaso Tambaro, una famiglia grande, unita, presente, oggi tutta qui all'appello. Che cosa si prova ad essere qui a festeggiare questo secolo di vita? Si prova una grande emozione da parte di tutti, sia dei figli, dei nipoti e dei pronipoti. Siamo una famiglia molto numerosa, consideriamo che siamo 29 nipoti, ci sono, e poi 39 pronipoti, e poi abbiamo 7 figli maschi e 2 femmine. Quindi siamo una bella famiglia, una famiglia educata, organizzata e rispettosa di tutti e per tutti. Il papà Tommaso ha raccontato pure della guerra, insomma ha vissuto tantissime esperienze, sicuramente ha trasmesso ai suoi figli, nipoti e pronipoti tante esperienze. Ah beh, certamente, lui ha vissuto 100 anni, sono 100 anni, non è una vita breve, quindi lui ha vissuto un'esperienza importante e quindi ci può dare insegnamento di tutto quello che ha vissuto sia nel bene che nel male, e quindi ogni tanto infatti ci racconta tutte le sue avventure che ha trascorso nella sua vita, e noi di questo ne trarremo benefici, insomma, e lo ascoltiamo tanto, e molte volte proviamo anche rammarico per quella bella vita che hanno vissuto, difficile, di sacrifici per tutto e anche per la famiglia stessa, per portarla avanti una famiglia così grande, numerosa. Un ricordo in questa giornata va anche alla mamma, che oggi non c'è più. Beh, questa è una cosa che manca tantissimo. Posso solo immaginare la soddisfazione e la gioia che poteva avere anche la nostra mamma se era qui presente in mezzo a tutti noi.